Con il metodo autobiografico creativo si lavora molto sul cercare di risvegliare ad uno stato cosciente il nostro lato oscuro, chiamato anche l'antagonista. Il metodo ci permette di comprendere, di essere coscienti e di avere una partecipazione attiva nella comunicazione con il nostro mondo interiore. Si attivano soluzioni alle difficoltà attraverso il dipinto, la scrittura, il corpo e la musica. Si formano tracce che potranno essere ripercorse in futuro, quando si ripresenteranno le nostre incertezze, paure, insicurezze, perché quelle tracce le abbiamo costruite partendo da noi stessi, comunicando in modo attivo con il nostro antagonista, senza sforzo, con un percorso che lentamente, in un clima accogliente, parte con una preparazione di neutralizzazione, dove possiamo lasciare andare le nostre difese per aprirci a noi stessi e agli altri. Un continuum tra noi e l'altro. Si crea una rete che unisce tutto ciò che è presente nel setting, dall'ambiente alle altre persone. Una rete dove appoggiarci e dialogare con fiducia con gli altri e con noi stessi. Attraverso una decompressione che ci permette di lasciare le attività per poter ritornare nel mondo del quotidiano, si arriva infine a creare una storia in comune con gli altri vissuti. I personaggi della nostra fiaba interagiscono con i personaggi delle altre fiabe e questo ci dà modo di osservare le dinamiche di gruppo. In effetti, ciò che è molto importante e per me è stato interessante è che non si interviene sull'analisi di ciò che succede durante il setting, ma sulle dinamiche che si creano durante le attività. Un'altra cosa che ho trovato interessante è la giusta osservazione e il giusto dubbio, perché il dubbio è anche ciò che ci permette di evolvere e di creare cambiamenti. Questo spazio di osservazione e di dubbio viene creato da un distacco che si ha con il foglio. Questo passaggio è molto rilevante perché è proprio il distacco che permette una visione focale e non attaccata, opprimente e annebbiata da forti emozioni o pensieri critici. Così in maniera lucida osserviamo la nostra storia e la condividiamo. Come viene detto nel paragrafo funzione storia del gruppo, la fiaba un tempo era irreale, lo stregone, i riti di iniziazione e il lieto fine. Oggi con la deprivazione degli aspetti sacri rimangono degli ancoraggi con le storie primitive, dei simboli archetipi che da sempre viaggiano nella storia dell'umanità. Questo vale anche per le emozioni. Un'espressione emotiva nell'uomo si manifesta anche quando è priva di utilità. Come ha analizzato Darwin, ad esempio, il rizzarsi dei peli corporei durante la paura non ha più alcuna funzione per noi umani, ma l'ha avuta per i nostri antenati. Sono i retaggi che, come nelle fiabe, ci portiamo dal passato. Delle volte l'espressione dell'emozione, perciò, ha una causa antecedente. Ma è anche vero che l'emozione vive nel presente e modifica nel qui ed ora la fisiologia del nostro corpo. Ho trovato questa linea comune tra le fiabe e la storia dell'espressione dell'emozione, un connubio tra passato, presente e futuro, che vive nel qui ed ora, il tempo diventa uno,
si uniscono tutte e tre le dimensioni attraverso i simboli archetipi, le nostre manifestazioni di come siamo in quel momento e di come ci immaginiamo di essere nel futuro. Nella fiaba, come nell'espressione delle nostre emozioni, si vive un tempo continuo, dalle radici alle foglie che cadono e si rinnovano. Tutto è protetto in un contenitore rappresentato in quel momento dalla fiaba autobiografica. Questo è ciò che mi ha stimolato il corso del metodo autobiografico creativo. Penso che possa essere utilizzato in vari ambiti, dal lavoro, del mondo del lavoro e alla scuola, e anche nelle comunità, nelle case di accoglienza, penso in tutti gli ambiti si possa utilizzare questo metodo, perché è molto vario e utilizza nel suo percorso varie metodologie, dalla pittura, come ho scritto, dal corpo, la musica e la scrittura soprattutto.